A che cosa si è ispirato nel scrivere la sceneggiatura? Alle loro storie. Sì, alle loro storie, ma letterariamente, non so, Gabriel García Márquez, Macondo, Cent'anni di solitudine, cioè la formula del realismo. C'era già nei loro racconti, l'elemento fiabesco, c'era già nei loro racconti. Sì. Questi due cugini che vanno dal marabù locale, la figura così magica, dal mago che gli dice di andare a parlare con le anime dei morti e chiedere loro il permesso di partire o no. È nel racconto che mi ha fatto Mamadou. E di solito Mamadou è sempre qui accanto a me, purtroppo oggi sono da solo. Ma lui è andato realmente con questo cugino, e c'aveva questo cugino che poi ogni volta cambiava idea. Il fatto che l'inizio del film sia così quasi minimale, sono due ragazzini come potrebbero essere i nostri figli che stanno lì con questo sogno, che lavorano di nascosto dalla mamma, che fanno queste piccole avventure, secondo me rende ancora più forte poi la parte successiva del film, dove diventa epico. Quindi partono da una dimensione quotidiana. E mi aveva affascinato questo aspetto anche proprio fiabesco che c'era nel loro racconto, e ho cercato di non tradirlo. Ringrazio, certo, molto cruente le scene di tortura, ecco, quelle veramente... Non potevo fare altrimenti. Va bene, io ringrazio Marco Heller, sono un battitore libero, non scrivo più per nessun giornale culturale. Grazie. Noi le hai anche attenuate le scene, le violenze, le hai attenuate. Ho cercato di farle, di raccontarle soprattutto attraverso gli occhi di Seydoux. Spesso inquadravo gli occhi suoi per non andare dentro la violenza. Per non speculare sulla violenza. No, ma trovo che hai trovato... Però qualcosa devo far vedere. Un equilibrio giusto, qualcosa devi far vedere. È molto meno di quello che succede, sì. Però fa molta impressione. Sì, una cosa che mi hanno detto i ragazzi, mi hanno detto appunto che la realtà, cosa vera, che lo so bene, la realtà è anche peggio. Ma lo sappiamo tutti, anche quando facciamo finta di non saperlo. Ma il premio Monicelli? Sì. Poi mi sa che dopo c'è anche il primo Fellini, rischio di montarmi la testa perché sono i miei maestri. Ma sicuramente Monicelli è uno dei registi che ho amato di più, anche insieme ovviamente a Fellini, Rossellini, De Sica, insomma noi... Penso di poter parlare a nome di tanti miei colleghi, noi cerchiamo di fare il nostro meglio per cercare di ricostruire un ponte con i grandi maestri Pasolini, parlavi di prima, e con i grandi maestri del passato, che a volte insomma le nuove generazioni si dimenticano di quanto il cinema italiano sia stato grande, il cinema più importante degli anni 50-60 al mondo. E spesso se lo dimenticano anche in America. E quindi facciamo, insomma, questo è un film che evidentemente ha un debito col neorealismo e con i grandi capolavori del neorealismo. Però sicuramente anche registi geni come Fellini sicuramente mi hanno influenzato in questa dimensione così un po' più visionaria, onirica. Ma d'altro canto Fellini ha iniziato lavorando con Rossellini, quindi c'è un legame profondo tra Rossellini e Fellini, quindi erano Rossellini è stato, diciamo, il maestro all'inizio di Fellini. E quindi insomma sono così emozionato e un po' anche in imbarazzo a prendere dei premi con dei nomi così importanti, però vabbè.
ti chiedono se vuoi fare un film in Puglia, tu c'hai già un progetto. Ho già fatto. Pinocchio, prossimamente. Ho girato qui vicino. Come? Noi, lì c'era un Monopoli vicino, Polignano, Marto. Ma poi io sono comunque, lo dico sempre, insomma, i miei nonni sono di Bari. Quindi io sono pugliese. I miei nonni sono di Bari e mia nonna, infatti venendo qua, che mia nonna si chiamava Enza De Grecis, e sicuramente conoscete Parco De Grecis, Villa De Grecis, e la mia nonna è cresciuta lì, Enza De Grecis. Quindi insomma, c'ho sangue pugliese. Radici importanti.